canti tipici dell'Aquilanità cantati dai bambini della scuola elementare di Preturo, dell'istituto comprensivo Gianni Rodari, accompagnati dal maestro Aurelio Nolletti. Un modo per dire grazie agli amici di Mozzecane che a 2 anni dal sisma hanno deciso di donare apparecchiature utili per la scuola. La Protezione Civile di Mozzecane ha operato durante il sisma nella tendopoli di Santa Rufina, di cui l'incontro con la maestra Elena Perilli, che ha deciso di far dirottare la fotocopiatrice di stereo nella scuola di Preturo, che più ne aveva bisogno. Sì, ho conosciuto i volontari in occasione dell'esperienza della tendopoli e trovandomi quest'anno a lavorare anche qui ho ritenuto opportuno che le donazioni arrivassero qui proprio perché la scuola risulta maggiormente bisognosa. Dal dirigente scolastico e dal sindaco di Mozzecane parole di amicizia e solidarietà. È bello vedere come a 2 anni dal terremoto l'attenzione da parte di questi amici non venga mai meno. Dopo un po' di tempo dalle tragedie, di solito il cono d'ombra si allarga sempre di più. Invece la presenza degli amici della Protezione Civile Vernese è un segno che almeno a livello di territorio non ci si dimentichi. Credo che al di là del risultato sia nata proprio un'amicizia tra Verona e L'Aquila e credo che oggi ha portato un frutto, ma il frutto più grande, come ho già ripetuto prima, sia stato il lavoro che le nostre persone hanno dato, la nostra comunità ha dato all'Aquila. Una bella giornata di festa per tutti i bambini della scuola che si sono cimentati nei vari canti donando al sindaco e al coordinatore del gruppo di protezione civile Riccardo Michele ricordi dell'Aquila.